tuoi romanzi in una frase. I romanzi sono teatro di attori e dietro le quinte c'è Roma che li spia, li guarda. Chi è Proietti? Proietti è un ottimo ispettore di polizia, un uomo con diversi problemi, diviso a metà, lacerato a metà come la cicatrice che gli deturpa il viso. Ha commesso un errore che un poliziotto non dovrebbe mai commettere. Anni fa, non se lo perdona, è orgoglioso. Crede moltissimo nell'amicizia, è un ottimo amico, è accudente, è un ottimo figlio ed è tutto tranne che un supereroe. Roma è donna. Che tipo di donna è? Roma, io la vedo come una cinquantenne che sa di essere molto sexy. E, dico letteralmente. Queste parole, lei sa di essere sexy da morire, quindi ostenta le tette ancora sode, nasconde le calze di nylon strappate e tu non te ne accorgi dei suoi difetti. Roma è anche una gatta feroce appisolata all'ombra del Colosseo, una donna annoiata dalle carezze dei suoi troppi amanti, è arrogante, dolente ed è difficile da amare e se Roma non la sai respirare ti soffoca. Qual è la vera voce di omicidio alla Garbatella? La voce più potente in omicidio alla Garbatella paradossalmente non potrebbe aver respiro, non potrebbe parlare questo personaggio. In realtà lo fa nonostante sia morta, è la mia vittima, si chiama, non si chiamava, si chiama Prudence Abani, nigeriana, ex schiava sessuale. Lei in tre capitoli ci racconta in un modo potente e devastante, prima ciò che è stata la sua vita in Africa, poi quello che è stato essere schiava in Italia e quindi ci svela chi l'ha uccisa e perché. Le parla a morsi. Parliamo di Pirandello. Io ce l'ho ritrovato moltissimo nei tuoi romanzi, soprattutto a livello di epifanie e nel tuo uso dell'umorismo. Qual è la realtà che vuoi rivelare ai lettori dietro la facciata? È interessantissima questa domanda perché la prima cosa che mi viene in mente, per esempio, tornando a Prudence, lei è un personaggio in cerca di lettore, non di autore. L'autore in qualche modo ce l'ha. Lei vuole assolutamente essere ascoltata, anche ora che è morta, probabilmente perché da viva non ha ricevuto l'ascolto che avrebbe voluto. Pirandello naturalmente è stato poi, a mio avviso, un maestro del noir molto più di quanto si sia normalmente portati a pensare. C'è naturalmente un po' di umorismo in questi miei lavori, è imprescindibile dal mio modo di essere. E uso spesso questo linguaggio per raccontare la realtà, andando poi in qualche modo a smussare tutto quello che è troppo duro. Molto probabilmente anche usando il linguaggio ironico. Più che di ironia, parlando di Roma, io uso il sarcasmo. Il sarcasmo si trova moltissimo, per esempio, in un personaggio che è la mentore di Proietti e che io adoro, che è la Clochard. La Clochard riesce a dire e a far riflettere Proietti in un modo molto duro, molto sarcastico, che lì per lì fa ridere, ma in realtà ha una potenza eccezionale, a mio avviso. Grazie per averci seguito e non dimenticate di iscrivervi. Ciao a tutti!